Eccoci di nuovo, scusate il coso, ma ho la sacca di un mio amico con dentro gli attrezzi che erano per la casa sull'albero, però pensavo che ci avessero rubato, essendo che l'avevano lasciato in macchina, mentre no, in realtà sì, ok, c'è tutto. Sega. Seghetto. Fil di ferro. Rucola, non so. Tenaglia, pinza, un'altra carrucola già aperta che ci potrebbe fare molto ma molto comodo. Cacciaviti da precisione, che sono esattamente i cacciaviti che ci servono. Cioè, dipende. No, non sono quelli che ci servono. Un lock di quelli tutti strani così. Aspetta che lo rimetto nel piedistallo, che l'avevo sganciato al piedistallo, che sennò. Opla, eccoci. Ora vedete meglio. Cioè, pinze, abbiamo tutto. Comprato ovviamente tutto da Rosa. No, non sto sponsorizzando Rosa. Una di quelle così a coso. Vari pennelli, carta vetrata, fi altro fil di ferro, rotolo intero, enorme. Cacciaviti a precisione. Sì, che li ho nominati prima, ma non li ho usati. Un altro di questi lock. Un altro lock più grande, essendo che giù non sapeva cosa prendere, l'ha presi di due tipi, non so, quelli che useremo. E un barattolo. Con dentro i lock. E una mini chiave. Una micro chiave. Che non so di cosa caspiterina apri. Non so minimamente cosa dovrebbe aprire. Una mini chiave. Però cacciaviti di quelli normali non ne abbiamo. E allora useremo quelli da precisione. Cosa devo dire io? Aspetta, no, che quando gli ho detto giù, guarda, forse ci hanno rubato la sacca, lui mi ha detto no, non ci credo, no, non mi ha insultato, non mi ha detto nulla, mi ha detto vabbè, io gli ho detto ti ricompro tutto, lui mi ha detto no, vabbè, lascia stare. Poi ho scoperto che era in macchina, in un sacchetto, che era un po' diverso dal solito, ecco. Sto facendo una fatica a tirare fuori sto cacciavite. Usiamo le pinze direttamente, chi se ne frega. Per tirarlo fuori ci vogliono attrezzi particolari. Aspetta. E ho tirato fuori un po' di a precisione. Dovrebbe andare bene comunque. No, è troppo duro perché non entra. Ah, ma perché è storta la vite, cazzo il cavolo allora. Sennò. Beh, ci credo già il la vita il la il ci creo già la filettatura della vite, almeno così. No, che okay, è un po' più complicato, ci vuole l'avvitatore. Che non ho, ma forse ho quello a presa che forse dovrebbe andare bene. Boh, io lo prendo un attimo, raga. Aspettatemi lì che devo prendere l'avvitatore, se lo trovo. Ah, aspetta. Ho trovato il set che mi serviva. Trovato il set che mi serviva con tutti i cacciaviti dentro. Il dito mi fa meno male, perché mi aveva schiacciato un po' il coso del. Il cosino lì le cose. Il cavalletto mi aveva, il pezzo di ferro mi aveva schiacciato il dito e mi aveva fatto malissimo, ecco perché ho un attimo stoppato il video, ho un attimo imprecato, ecco. Cioè, ho un attimo iniziato a sparare parolacce perché veramente mi faceva un male cane, ecco. Ecco.
è a dinamometrico. Bomba! Abbiamo quello che ci serve, ecco. È un cacciavite con tutti i set. È un set di punte, cacciavite, è un cacciavite con 7 punte, tutto. Quindi ora posso avvitarlo, forse. Vediamo, prendiamo la vite e proviamo ad avvitarlo, ecco. Aspettate. Olè. Vi ho messo un po' a caso e non punto. Opla, dovreste vedere bene. Dovreste. Sì. Togliamo un po' di roba dalle scatoline, ecco. Ora gli dico giù la sorpresa, vediamo come reagirà. Cioè, non ora, appena finito di montare il coso per il taglio del legno. Sì. Se no il legno come lo taglio? È di precisione millimetrica ed è quello professionale da falegname. Cacciavite. E si inizia a avvitare. Col cacciavite è molto più easy. Forse ho scelto una punta un po' grande, ecco. Ah, ma sono magnetiche le punte del cacciavite, sono magnetiche. Questa è un'ottima notizia, almeno evito di perderle. Se trovo le viti. Olè, raga. Fatto. Ora la monto anche dall'altra parte e... Sai qual è il bello? Che tu, che poi è tutto mio. Allora, uno di sti cavalletti, ovviamente io ho preso il più economico, ecco. Però di solito quelli professionali proprio da falegname possono costare tra i... Dipende, quelli più grandi possono costare anche 1000 euro, quelli proprio da falegname, da falegnameria. Questo tipo 200 euro, una roba del genere dovrebbe costare. Ah, vabbè, un po' storto, vabbè. No problem, lo sistemerò un altro giorno. Adesso finiamo un attimo di montarlo, vedere com'è di estetica, ecco. Hopla. Ovviamente si piega. Ma questo probabilmente l'avevate già capito. Dal come si piegava facilmente prima. Ok, sì, questa entra forse un po' più difficilmente, ma è fattibile. State tranquilli che il video... Fatto! Che bomba! Bomba! A me piace, voi? Se vi piace lasciate like. No, ok, questa è un'asse diversa. Comunque le ho montate storte. Aspetta, smonto questa e la rimonto. La devo un attimo smontare, che sono un pippone e l'ho montata tutta storta. Solo questo cacciavite dice che è crick, ma non va. A me l'importante è che sia un cacciavite, poi se è dinamometrico o no. Quelli sono altri discorsi. Che mi importano di meno. Sai come ho fatto a capire che è sbagliato? Che qua c'è un'infossatura. E quell'infossatura deve combaciare insieme all'altra. Presumo. Sì, infatti. Deve essere in... Questa la mettiamo giù prima che cade e faccia un casino della Madonna. No, perché veramente fa casino se cade. Perché qua... Dovete capire che se fate casino,
Già normalmente vi fa casino, ma qua rimbomba tutto. Cioè, quindi tipo cade una cosa, la senti per due volte. Cioè, la senti tipo moltiplicata per due la potenza di casino. Perché rimbomba tutto. È uno di quei palazzi dove ci rimbomba tutto. Dipende, ci sono poi quelli con l'intercapedine, dipende, ci sono vari tipi di palazzi, ma il mio è uno di quelli che se tu fai casino, ti caccia un po' di casa dopo 2 giorni. Opla. No, ok, è giusto come l'avevo messo, ecco. Cioè così. Non dovevo svitarlo, ma vabbè, quelli sono dettagli. Sono davvero felice di averlo montato. Perché se vi piace lasciate like, se non vi piace lo disfo e lo rimetto a posto, lo ridò al mittente. No, sto scherzando, me lo tengo, ma come dire, non lo uso nei video, ecco, se non vi piace. Se vi piace lasciate like e ditemi poi anche il vostro commento su Instagram, Enrico Viaggiatore, anche lì. Ah, se vi chiedete perché mi sono chiamata Enrico Viaggiatore anche su Instagram, perché ho un nuovo account Instagram, ma perché non credo che sia normale che faccia così, eh. Non è normale. Ah, grazie al cavolo, devo evitare le viti. Logico. Logico, bisogna pensare nella vita. Ma state tranquilli che appena ho finito di montare poi non ballo più. Oggi è anche l'ultimo giorno di scuola, prima delle vacanze natalizie, quindi mi sono concesso questo regalino da aprire un po' in anticipo, esattamente di 3 giorni d'anticipo. Ma quelli sono dettagli. Vediamo se viene. Funziona da Dio, bisogna solo fissarlo, però l'importante è che funziona. Raga, chi vi porta sto contenuto? Nessuno. So già lì tutti i miei commenti. Enrico, sono scarsone, sono stupido. E poi, chi vi porta i contenuti così belli? Chi vi porta i contenuti così belli? Nessuno. Perché? Perché nessuno compra sta roba. A parte che è un regalo di Natale, quindi me l'ha comprato il capo di mio papà, cioè Mauro, il mio amico Mauro, che io e Mauro siamo amici. Che anche mio papà e Mauro sono amici, però. A proposito, io e Mauro e mio papà siamo andati, insieme ai suoi colleghi di lavoro, siamo andati alle piscine dal Baro. Ah, comunque. Fra qualche giorno mi potrete vedere dal vivo a Genova, se volete vedermi dal vivo, se ci tenete a vedermi dal vivo, faccio da qualche parte e andrò non so dove esattamente, quelli sono dettagli, però ve lo dirò in uno shorts, quindi mi raccomando, se volete vedermi, seguite Enrico Viaggiatore. Perché so c'è. So che c'è qualcheduno che non mi segue. E a me sta cosa dà fastidio. Perché io, come ben potete vedere, ho fatto 3 episodi su sto cavalletto. 3 bellissimi video. E voi però non vi iscrivete. E a me sta cosa dà un po' fastidio. Perché voi ci potete mettere 3 secondi a iscrivervi. Ma non sto scherzando. Ci potete mettere 3 secondi. Io invece a fare questi video ci metto un'eternità e mezza. Perché? Perché sono difficili da fare i video. Poi ci vuole anche l'editing, ci vuole anche tutti i vari le varie applicazioni, tutte le varie cose.
quindi insomma iscrivetevi, ecco, se volete rimanere aggiornati sulle mie cose. Se allora non ve ne frega niente, potete cambiare video, ma non lo fate, dai, per favore. Se volete rimanere aggiornati su Enrico Viaggiator, sto rifacendo, sto facendo da Dio sto cavalletto, ecco. Poi devo fare un po' di popò, devo andare un po' in bagno poi, ma appena ho finito il video state tranquilli, non vi lascerò in sospeso. Un po' di questi video vanno un po' di tagli, ma anche perché sono molto molto difficili, forse in alcuni avrò fatto qualcosa, sarò andato in bagno, mi sarò medicato, perché in questo video mi sono anche fatto male parecchie volte. Sapete perché? Perché a montare sto coso ci vuole un demonio. Ma chi è che c'ha voglia di fare un po' di cose? Ovviamente non le metterò tutte le viti, perché se no prolungherei il video troppo, ecco. Però direi, ecco, quelle che servono per tenerlo. Poi devo stringere i bulloncini, quelli con la permanente. Perché sì, nel frattempo sto sudando come un caimano. È un tavolo da costruzione, credo. Però è un tavolo più per il taglio del legno. Montato. Cos'è caduto? No, io voglio sapere esattamente cosa cavolo è caduto. Non voglio sapere cos'è caduto. Qua devo finire di montare le viti. In questo qua dietro. Però, come dire, ecco, è praticamente finito. Non c'è altro da dire. Devo poi fissare un po' tutto, perché, come dire, è un po' traballante, ecco. Come dire, non è consigliato per la falegnameria professionale. Per la falegnameria professionale vi comprate quelli professionali. Non sto sponsorizzando nessuno, non sto sponsorizzando né l'ufficio di mio padre, né me, né nessuno. Sono davvero felice. Se voi lo siete, mettete un like. Anche perché potrò fare più video, anche perché... anche perché è Natale e vi porterò insieme ai miei cugini. Poi forse usciranno video anche con Edo, che forse usciranno video con i miei amici. Madonna santa, mi poteva cadere in testa. Devo finire di fissare qui. E poi, come dire, è finito. Monto i cosi che servono. E poi ho finito il video. Cioè, finito. Siamo quasi alla fine del video, ecco. Nel frattempo potete anche condividere il video con qualcuno. Ad esempio anche vostra mamma, vostra nonna, vostro zio, vostra zia, potete condividere con chi volete, anche con i vostri amici. Tipo una chat di classe, mettete il mio video. Almeno fate fare due risate a qualcuno. Ecco. Fatelo iscrivere. E io porterò sempre più video, perché vuol dire che vi piace la mia iniziativa, vi piace, forse potrebbe essere anche un format dove costruisco cose. Vediamo se parte, cioè se funziona, ecco.
Qualcosa mi dice che funziona. Bello sei. Questo. E questo e poi quell'altro per terra. Funziona. Ora aspettate che fisso tutte le viti, quelle permanenti. Queste cose costano anche tanti soldi. Cosa usiamo per fissarlo? Ah, comunque, per chi non lo sapesse, fissare vuol dire fissare. Per fissarlo usiamo la chiave che ci è andato. E caccia vite, ma con la testa gigante, quindi quella con più grande testa. Infilati. Fatto, messo a posto. Inseriamolo qua. Dipende, queste volendo non escono più. Cioè, dipende. Se hai tanta forza, le riesci anche poi a far uscire. Dovrei fissarlo un po' di più. Ho sbagliato. Scusate se sono un attimo silenzioso, ma sto fissando tutto. Sono estremamente felice. Olè. Olè. Esci.
come dire, si muove un po' di meno. Ah, ma perché ho sbagliato a montare i gommini, ecco perché, se no non farebbe così. Serve cacciavite a precisione, però no, in realtà neanche. Oli. Si muove ancora, però eccomi.